Benvenuti ad una nuova puntata di 120 secondi di fede, arte e cultura. A Terlizzi, nel cuore del borgo antico, si erge la chiesa di San Gioacchino, o meglio nota come la chiesa delle monache, in ricordo delle Clarisse che si stabilirono lì nel 1674. Sull'attuale piazza Cavour, nel cuore del borgo di Terlizzi, si affaccia la chiesa di San Gioacchino, detta la chiesa delle monache. Fu così chiamata dai terlizzesi in ricordo delle monache di Santa Chiara, che si stabilirono qui nel 1674, in un convento situato nella Civitas medievale. Insieme all'attiguo monastero conserva la memoria della presenza clarissiana. Oggi la chiesa è dedicata a San Gioacchino ed è nota anche con il titolo di Sant'Anna, patrona dell'ordine femminile di San Francesco. Fu eretta insieme all'annesso monastero tra il 1713 e il 1724 sull'area appartenente al complesso dell'ospedale del Monte di Pietà e di alcuni casamenti degli Scalera, in seguito a un contratto di permuta con il quale le suore avevano ceduto al monte il loro vecchio cenobio nella Civitas, dove erano state fra il 1674 e il 1713. La chiesa fu consacrata nel 1726 da Monsignor Antonio Pacecco, vescovo di Bisceglie e visitatore apostolico di Terlizzi. Ancora priva degli altari laterali, fu terminata nel 1734. Si presenta con una facciata sobria e lineare, un frontone curvilineo e coppie di paraste a bugna. Al centro del timpano della porta d'ingresso l'emblema francescano. Ad essa si affianca la torre, resa elegante nella parte superiore da archi, busti e vasi di coronamento. L'interno è a navata unica, con presbiterio divisa in tre campate. La volta è a tutto sesto. I numerosi stucchi dorati conferiscono a questo edificio sacro una immagine tipicamente barocca. Entrando nel tempio a destra e a sinistra sono collocate due acquasantiere che provengono dall'antico duomo romanico terlizzese, distrutto nel 1782 e risalenti al XIII secolo. A sinistra della navata si trova l'altare del Sacro Cuore con il blasone degli Scalera, accanto a quello della Dolorata. A destra della navata è possibile ammirare l'altare di Sant'Antonio da Padova e a seguire quella della Madonna di Pompei. L'altare maggiore è scolpito con pietra d'Andria. Al centro vi è un tabernacolo in pietra con portella d'argento, raffigurante Santa Chiara che regge l'ostensorio. Nella parte centrale vi è una grande pala settecentesca che raffigura la morte di Sant'Anna, ad opera di Antonio Baldi, manierista di scuola napoletana. Al di sopra della trabeazione vi è l'altro dipinto del Baldi, l'Annunciazione. Accanto all'altare maggiore si ergono le due statue in legno policromo di San Francesco di Assisi e Santa Chiara, i fondatori dell'Ordine delle Clarisse. Sulla parte sinistra è posizionata una lapide del 1746 che ricorda la consacrazione dell'altare ad opera di Monsignor Pacecco e la dichiarazione di altare privilegiato da parte di Papa Benedetto XVI. Proseguendo verso la bussola d'ingresso vi è la cantoria settecentesca di legno dorato e policromato.